Interventi, passo la parola all'onorevole sindaco Gianni Alemanno per la replica, ne ha facoltà. Signor Presidente, con molta brevità. Allora, io voglio concentrare il mio intervento su questa vicenda delle quote e della parità di genere, ma prima devo dare una precisazione alla domanda fatta dal consigliere onorato, anche se non è presente in aula in questo momento. Lo informate voi. Rispetto alla situazione di Roma Capitale, al tema che è all'attesa che si sta verificando rispetto al decreto legislativo, i tempi sono i seguenti. Noi contiamo nella settimana prossima di avere un accordo di sottoscrivere l'intesa istituzionale con la Regione Lazio. Prego, grazie. Contiamo con la Regione Lazio di avere un'intesa istituzionale in maniera tale da poterci presentare insieme al Ministro Calderoli per quanto riguarda l'avvio dell'iter del decreto legislativo Roma Capitale. E quindi sostanzialmente questo avvio, non crediamo nella prima lettura in Consiglio dei Ministri, dovrà avvenire già da questo mese per giungere alla prima lettura alla immediata ripresa dei lavori del Consiglio dei Ministri. Questo è il nostro obiettivo. Se questo obiettivo non sarà realizzato nei tempi, chiaramente sorge un conflitto di tipo istituzionale e politico sorgerebbe un conflitto istituzionale politico molto grave che dovremmo affrontare con la massima trasparenza. Noi Roma Capitale ci siamo impegnati a portarla a casa, c'è una delega di una legge votata in Parlamento, non si può eludere da questo punto di vista. Per quanto riguarda la rappresentanza di genere e l'equilibrata presenza, io ribadisco con chiarezza quello che deriva dal nostro statuto. Il nostro statuto affida, dà un principio, stabilisce un principio, lo affida al decisore politico, lo affida al sindaco. Questo è un dato ineludibile, perché se non fosse chiaro questo fatto, allora non ci sarebbe bisogno di una legge o di una definizione di quote o altre realtà di questo genere. Questi principi sono stabiliti anche nella nostra Costituzione, sono principi che devono essere perseguiti col massimo impegno, ma secondo quelle che sono le possibilità, contemperandone ad altri principi che sono altrettanto importanti, salvo che non venga fuori, come io auspico, una decisione dal punto di vista dello Statuto e anche una legge nazionale che definisca in maniera chiara quelle che sono le quote e le definizioni da questo punto di vista. Nella Regione Lazio questo è definito, lo dobbiamo, ripeto, al periodo in cui Storace era Presidente, e su questo ci si conforma. Quando ci sarà una norma di questo genere, o di carattere legislativo o di carattere statutario, sarà chiaro a tutti, al sindaco, ai partiti, ai consiglieri, a tutti coloro che concorrono a fare una decisione, quelle che sono le quote. Questo per me è un elemento chiarissimo, chiarissimo. E francamente non capisco come si possa poi, da quest'Aula così composta, venire a fare le grandi cose morali. Io mi auguro, mi faccia parlare, vabbè, mi auguro che l'invito fatto dal consigliere onorevole Storace sia realizzato e così ci sia una candidatura. Ho visto nei scorsi giorni si è parlato anche della sua candidatura, sì, no, mi auguro che sia così. Lei è in quest'Aula dal 92 al 93, è una veterana e il suo partito esprime solo lei dentro quest'Aula e lei viene qui a fare la scuola di morale rispetto delle pari opportunità, ma un po' di serietà ci vorrebbe da questo punto di vista, no? Ci vorrebbe un po' di serietà, parliamo di principi grandi e importanti, quindi glielo rimando indietro le sue scuole di morale, rivada al TAR, faccia quello che deve fare, vedremo se il TAR gli dà ragione un'altra volta. A lei invece, consigliere Azzuni, non ho nulla da dire, perché almeno lei rappresenta il 100% il suo gruppo. Quindi noi abbiamo realizzato quello che la nostra maggioranza riteneva, quello che era la nostra volontà dal punto di vista politico. Andremo avanti nel governare questa città e colgo quello che ha detto il consigliere onorato, dobbiamo lavorare su quello che è lo statuto e dobbiamo fare in modo che questa città
abbia una continuità di governo, perché ci sono problemi seri e importanti e non l'uso strumentale di grandi principi al fine di una bassa polemica di carattere ideologico e politico che noi respingiamo. Grazie. Bene, grazie Sindaco.